Benvenuti carissimi amici ad una nuova puntata di To My Chart, la classifica dei 10 singoli più popolari della settimana appena trascorsa. Vi dico subito che avremo 3 nuove entrate molto interessanti, quindi bisogna partire di corsa. La posizione numero 10 in discesa di 3 posizioni troviamo R.O.V. con Insuperabile. Alla posizione numero 9, ancora dal Festival di Sanremo, uno dei più grandi successi, Dove si balla, di Daria e D'Amico, che però questa settimana di posizioni ne perde ben 5. Alla posizione 8 troviamo invece la prima new entry, che in realtà è una re-entry, perché torna in classifica con il suo ultimo singolo, Tutte le notti, Tommaso Paradiso, spinto anche dal grandioso, meraviglioso album che è uscito proprio settimana scorsa e quindi ha fatto rientrare i suoi brani proprio in questa classifica. Alla posizione numero 7 troviamo invece in risalita a sorpresa la coppia d'oro del Sud America, Becky D featuring Carol D, con Mani, le loro sonorità continuano a farci ballare. Alla posizione 6, uno dei sanremesi più longevi, San Giovanni, con la sua Farfalle, in discesa di una posizione ma ancora altissima. Alla posizione numero 5 troviamo un'altra new entry, ma non la più alta, una collaborazione internazionale strepitosa tra Labyrinth e Zendaya con I'm Tired, dalla colonna sonora della fortunatissima serie che si è conclusa proprio questa settimana, Euphoria, un brano che ha emozionato tutto il mondo. Alla posizione numero 4 abbiamo un brano che ha emozionato la nostra Italia al Festival di Sanremo, anzi ci ha fatto ballare. Ciao Ciao, la rappresentante di lista, in discesa in realtà di 2 posizioni, ma ancora uno dei singoli più importanti del momento. Terza posizione, un'altra grande collaborazione internazionale, ma di tutt'altro genere. Abbiamo delle sonorità sudamericane, anche in questo caso, anzi, cubane, con la meravigliosa Camila Cabello, featuring Ed Sheeran. Bam bam! Alla numero 3. Arriva direttamente in seconda posizione invece il nuovo attesissimo singolo della meravigliosa Elodie, Bagno a mezzanotte, ci farà ballare forse fino all'estate, entra in seconda posizione ma ha voglia di fare ancora di più. Tenetela d'occhio, un brano che ci accompagnerà per tanto tanto tempo. Intanto però al numero 1 resiste ancora lei, ancora Anna Mena con le sue 200.000 ore, il brano sanremese sicuramente di maggiore successo, che però inizia a sentire il fiato sul collo degli inseguitori. Quindi dovete continuare a seguire ogni settimana To My Chart, la classifica dei 10 singoli più importanti dei 7 giorni appena trascorsi, per scoprire quali saranno le novità. Dal vostro Davide Giardino, come sempre, un arrivederci alla prossima settimana, buon weekend e evviva la musica!